Buongiorno, sono Marilia Materasso, la presidente della cooperativa francescana che coopera all'interno della casa di riposo Tamburelli. Alle mie spalle, come ogni anno, avete il presepe monumentale che viene creato all'aperto qui nella casa di riposo Tamburelli. Presepe costruito con la collaborazione degli anziani della casa, ospiti della casa, con i giovani che si occupano di tutte le attività di animazione, ma nel periodo natalizio anche della costruzione di questo splendido presepe monumentale, ovviamente coordinato da Antonello Coclite, il direttore, e dal professore Bruno Bagalà, che segue l'aspetto artistico. I pastorelli del presepe sono stati comprati a Napoli, siamo andati via da Antonello, in tante tranche durante gli anni Ottanta, perché già nel 90, dopo il 2000 non sono potuti più comprare perché i prezzi sono diventati esorbitanti. Dunque, sono di artigianato locale, napoletano, ma non sono certo del Settecento, sono ispirati ai costumi del Settecento, alla grande tradizione del presepe napoletano. E sono 100, in tutto sono 110. Voi pensate che i pezzi più alti, di altezza, sono di varie misure, allora li pagavamo intorno alle 30-40 mila lire. Oggi si parla di 80-90 euro. Gli angeli, che sono quelli più costosi in genere, sono stati sempre i più costosi, sì, vengono su 140-150 euro. Quindi voi pensate che non, oggi sostenere delle spese così forti non è impossibile. Dunque, sono pezzi però belli, curati a mano, fatti, cuciti a mano. Ci sono famiglie intere che vivono a Napoli di questo lavoro, facendo questo lavoro. E come dicevo, sono 105, 110, una cosa del genere. Ci sono tutti. Quest'anno abbiamo fatto qualche spesa in più, c'è qualche pezzo nuovo, la natività è nuova. E dopo un lungo colloquio con Antonello, dobbiamo fare una cosa nuova, perché cambiare ogni anno e significa anche rifare pezzi nuovi, certo. E quindi il tempo non è che sia, la manodopera è valida, quindi sono, i ragazzi sono bravissimi, sono diventati ormai bravi a furia di farne per tanti anni, quindi cerchiamo le tematiche. Fondamentalmente cerchiamo la tematica, cioè allora diamo sempre giustamente il punto nevralgico del presepe e la natività, è chiaro, si fa per la natività di Cristo, ecco. E quindi ci concentriamo sempre sulla natività, dandole sempre un significato. L'anno scorso l'abbiamo fatto con il significato, cioè la cristianità che surclassa il paganesimo. Il paganesimo sempre in questi templi diroccati, il simbolo è questo, che finisce l'epoca pagana e comincia una nuova era, che è l'epoca cristiana. Quest'anno abbiamo voluto sottolineare questo fatto, ma non più metterlo in un tempio di Ruto, bensì in uno spazio di cielo che si apre dopo i temporali, il temporale del paganesimo. I lati sono temporaleschi, al centro con la nascita di Cristo avviene il sereno, il tempo si rischiara e diventa tutta un'armonia, appunto, con l'armonia terrena sopra la natività, danzano, cantano, non è un baccanale è una festa di danze, di canti, e sopra la festività celeste, la gloria celeste. Quindi c'è questo legame, e intorno a questo fatto si sviluppa le abitudini umane, cioè la donna seduta al braciere che raccontano i loro fatti, i venditori di cibo, questi sono i suonatori con i re magi, perché questo viene da un fatto. Nella tradizione del presepe napoletano venne nel Settecento, venne a Napoli un pascià turco a fare visita al re
Carlo III, e portò insieme a lui, nel suo seguito, c'erano questi mori che suonavano i loro strumenti. E al popolo napoletano piacque molto questo fatto e inserirono, come ancora oggi fanno, questi personaggi tra i personaggi del presepe. Quindi noi abbiamo accennato perché una banda intera non ce l'abbiamo. Guardi che fattura che hanno di maniche, merletti, nastrini, e sono fatti rigorosamente a mano, non si possono eseguire a macchina, non sono delle cose stampate, ognuno c'è il suo carattere. Poi sa, guardi qui quanto è bella questa donna che porta la frutta, per come è vestita, curatissima nei particolari. Poi sa, la bellezza di questi pupazzi sono che si animano, si muovono le mani e quindi dandogli una gestualità, è come se parlassero, perché discorrono fra di loro, basta avvicinarli l'uno all'altro, hanno un linguaggio. Ma sì, c'è un pezzo che rincorriamo da tanto tempo, ma non l'abbiamo mai trovato, perché noi adesso a Napoli andiamo da un solo fornitore, perché prima li bazzicavamo un po' tutti. Taluni sono arrivati a livelli altamente artistici, quindi non si possono comprare. Ma c'è un pezzo che è un mendicante, stiamo cercando un mendicante. L'anno scorso l'abbiamo trovato, ma era piccolo, poi l'abbiamo usato per altri presepi. Ma di grandezza così non ne abbiamo mai trovati. Ed è un mendicante a torso nudo che chiede l'elemosina. Però prima o poi arriverà. Lo vedremo il prossimo anno. Sì, sì, speriamo. Quest'anno ci siamo concentrati su quell'asinello, perché è bellissimo. Poi lei pensa che è in terracotta. Terracotta? Sì, sì, è in terracotta. Non è nulla di stampato, è tutto modellato a mano. È proprio bello. È proprio bello. Visto da vicino è fenomenale. Ed è costato un po', ma l'anno venturo sarà per il mendicante. Il pezzo più importante del presepe è, naturalmente, non vi scandalizzate, proprio il presto del Bagalà. Ecco. Ma soprattutto non solo per la sapienza artistica, anche quanto per la capacità riempitiva. Allora, no, no, questo non sfugga, perché è importante, scusa. Il presepe della Casa di Riposo Tamburelli è ormai una tradizione. Diciamo che tutto il Natale qui alla Casa di Riposo Tamburelli è sentito in modo particolare. Parte nel periodo di ottobre, coinvolgiamo ovviamente gli anziani insieme a noi, e ormai da anni, forse da 32 anni, da quando Antonello è qui direttore, si realizza questo presepe monumentale. Ovviamente il coinvolgimento degli anziani è proprio per renderli partecipe in tutto e per tutto, e per far vivere loro il Natale, che forse per alcuni di loro è una festività un po' più triste perché lontani dalla famiglia. Invece cerchiamo di trasformarlo in un momento di gioia, aspettando la nascita di Gesù. Non è però il presepe solo della Casa di Riposo Tamburelli, ma è il presepe aperto a tutta la città di Lamezia e anche alle città limitrofe. L'apertura è dalle 9 della mattina fino alle 13 e poi dalle 16 fino a tarda serata, fino alle 21. Avete prima visto, prima di me, la presentazione che Marilia faceva del presepe stesso. Non so se si è notato la Panzarella di Felice Panzarella, quindi simbolo di una natività che sta per arrivare. Allora mi sono venuti in mente i versi della notte di Natale del nostro più grande poeta dialettale, soprattutto Vincenzo Padula di Acri, e questi versi che presentavano la Madonna erano questi: era prena a poverella, prena grossa, e ti movia tunna tunna trippicella, che una varca ti paria quando carica de grano, va per mare, piano piano.